10 milioni di euro per il consolidamento delle pile 2 e 7 ed altri 15-16 milioni da investire per l'adeguamento dell'impalcato del viadotto Sente, chiuso dal settembre del 2018. Si tratta di fondi dell'ANAS pronta ad intervenire sull'imponente infrastruttura viaria che collega il Molise all'Abruzzo. La notizia che riaccende le speranze sulla riapertura del ponte viene fornita in un'intervista all'Eco dell'Alto Molise da Domenico Di Pasquo, geologo e direttore tecnico della JIT Service, la società che lo scorso anno ha eseguito le indagini geologiche sulle pile. Manca solo una firma nel momento in cui l'ANAS dà questo progetto definitivo per la messa in sicurezza del ponte Sente. È notizia di pochi giorni fa che io mi sono sentito con loro per altre questioni, mi dicevano che il progetto che è stato affidato a un noto studio di Roma è stato presentato, ora sta avendo la normale validazione. Dopodiché si procederà per l'accordo definitivo con la provincia e si procederà per l'affidamento ad un'impresa, probabilmente un'impresa già che lavora con l'ANAS, che ha dei contratti quadro con l'ANAS per velocizzare le procedure, e quindi si dovrà procedere nella prima fase dei lavori, che sarà quella praticamente del consolidamento delle pile 2 e 7. E quindi le date certe sono quella della presentazione definitiva del progetto, che riguarda fine maggio. L'altra novità rilevante è il fatto che il ponte potrebbe riaprire parzialmente anche durante i lavori. Con molta probabilità, fatto questo primo passaggio del consolidamento delle pile, il viadotto potrebbe essere riaperto con una carreggiata centrale a senso unico alternato, perché si è rimosso, diciamo, il pericolo per il quale il ponte è stato ed è ancora interdetto al traffico.